Un Natale, quello di Napoli, che non smette mai di stupire per i turisti e i cittadini, eventi in città a cura dell'assessorato alla cultura del comune. Animazione con gli artisti di strada, alla stazione Garibaldi di Napoli, trampolieri, giocolieri, maghi, musicisti, clown, salti in banco, mangiafuochi, cinesini, cantastorie, hanno allietato tutti i viaggiatori da e per la stazione. Cori gospel e musica invece hanno ampliato questo senso di benvenuto per l'occasione. Alcuni pianisti hanno anche aderito spontaneamente all'evento, regalando dei mini concerti all'interno dello scalo ferroviario. I giovani di Welcome Napoli, servizio di prima accoglienza turistica del comune, hanno presenziato distribuendo materiali informativi e dando informazioni addirittura in 7 lingue. Gli artisti di strada si sono esibiti sia nella stazione che nell'area antistante il parcheggio. E nei prossimi giorni ci saranno tantissimi altri eventi che avranno come culmine la serata del Capodanno in piazza Plebiscito. Poi tutti sul lungomare per la lunga notte sulla discoteca più grande d'Europa, con addirittura 4 palcoscenici in 4 postazioni differenti lungo il lungomare liberato. Questa è una porta importante della città, tra l'altro continua il flusso turistico, in particolare adesso per il Capodanno abbiamo sicuramente un'ulteriore partecipazione da ogni parte d'Italia, vista la grande festa che abbiamo organizzato per Capodanno. Veramente la città è invasa da turisti, siamo ormai a settimane e settimane di tutto esaurito, abbiamo polverizzato ogni record e credo che dobbiamo fare ogni sforzo per migliorare la nostra accoglienza e rendere visibile ai cittadini che arrivano, che lo avranno più chiaro quando se ne vanno, perché quando se ne vanno tutti sono tristi da questa città e scoprono una città completamente diversa da quella che gli era stata raccontata. E in questa piazza ovviamente si vedono le due città, cioè la città che migliora ma anche la città con i suoi tanti problemi. Quindi è giusto così e vogliamo, appunto, migliorando la nostra accoglienza, far percepire quella che è Napoli, una città con i suoi problemi e le sue difficoltà, ma anche con un'offerta culturale e umana che è veramente unica in tutto il mondo, credo.